Continua a restare a rischio l'arco naturale di Palinuro, che dopo ben due crolli negli ultimi due anni non è stato ancora soggetto ad alcun tipo di provvedimento per la messa in sicurezza, un luogo simbolo che rischia costantemente di venire giù se non si interviene. Divieto di accesso anche per la spiaggia del Buon Dormire di Capo Palinuro, l'arenile dove secondo la leggenda naufragò il nocchiere di Enea, è stato interdetto alla balneazione a seguito di una frana improvvisa che ha interessato il costone roccioso che sovrasta la piccola baia. La spiaggia, accessibile solo via mare dopo aver fatto 500 scalini tra olevi, ginestri e mirti, potrebbe restare off limit anche per la prossima stagione turistica. Un piccolo anfratto nella terra del mito, una spiaggia quasi nascosta e proprio per questo esclusiva, preferita dagli amanti del mare. L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Palinuro Romano Speranza, che dopo aver effettuato un sopralluogo sull'arenile ha chiesto l'intervento della protezione civile. Intanto il comandante della capitaneria di porto di Palinuro, Santo Altavilla, ha emanato un'ordinanza in cui vieta la balneazione e la navigazione nel tratto di mare adiacente il costone roccioso interessato dal movimento franoso. Fino a nuovo ordine, tuttavia, il tratto di mare resta vietato a turisti ed imbarcazioni.